Sono buone perché abbiamo disputato una buona partita, un po' diversa dal solito, siamo stati un po' più concreti, soprattutto per quanto riguarda il gioco. Abbiamo un po' badato più al sodo oggi e quindi sono molto contento. La sensazione è buona perché oggi abbiamo delle difficoltà soprattutto in difesa e quindi siamo molto contenti. La soddisfazione di un allenatore è grande quando si riescono a fare queste partite in piena emergenza. E quindi la sensazione è ottima, non buona. Abbiamo fatto tutti e quattro un'ottima prestazione, Matteo Piacentini fuori ruolo, anche Riccardo Cappa fuori ruolo, però ci siamo allenati molto in settimana per ovviare a questa difficoltà. Abbiamo aumentato gli allenamenti di mezz'ora almeno, 40 minuti non ricordo, perché abbiamo cercato di cambiare la prospettiva e guardarla come una sfida, e l'hanno vinta perché i ragazzi sono stati bravi. Anche Riccardo Cappa ha dimostrato di poter fare quel ruolo e farlo bene, perché ha tecnica, e quindi sono molto contento. Poi sono molto contento naturalmente del risultato, abbiamo bisogno di questa vittoria. Quando siamo rientrati da Cava dei Tirreni, parlando a casa in famiglia, ero un po' preoccupato perché ho detto domenica in una partita importante e saremo senza difesa. Allora giustamente a casa mi hanno fatto notare che, cavolo, ieri avevi tutti a disposizione e avete perso a Cava, quindi perché ti lamenti? Vai al campo e lavora. E effettivamente è così, e quindi la stessa cosa faccio oggi. A Cava avevamo tutto il centrocampo titolare, abbiamo perso. E quindi no, che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare. Andiamo domani mattina, iniziamo a lavorare, cercando di trovare la soluzione migliore. Spero che ci riusciremo, non lo so. Ce la metteremo tutta. La distorsione alla caviglia è molto dolorosa, però non è una lesione, non è un osso rotto. E quindi la caviglia è molto gonfia, ma ci si gioca. Adesso secondo me può saltare una partita, ma non è un infortunio che terrà fuori Andrea per lungo tempo. Di questo non ne sono convinto, ma penso, perché le distorsioni sono quelle, fanno male, la caviglia si gonfia, però poi ci devi giocare sopra, perché ci vuole 2 mesi prima che si sgonfia la caviglia. Per Avellino non ci sarà sensazione? Ma sensazione no, però io spero di sì, però non lo so, no? La sensazione è di no, perché la caviglia era totalmente gonfia. Però, ripeto, non credo che sia un infortunio che lo porterà fuori dal campo per tanto tempo. Siamo contenti, è il presidente, e siamo molto contenti poi che c'era lui al campo oggi, che è tornato. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, abbiamo sempre cercato di fare il massimo, a volte non ci siamo riusciti. È stato un nostro limite, delle nostre difficoltà, soprattutto incontrare certi tipi di squadre in certi campi. Questa squadra ha portato avanti le difficoltà e non siamo riusciti a migliorarle, però in certe gare, contro certi tipi di squadra, con dei campi che permettono il gioco, questa squadra ha deluso pochissimo. E quindi io credo che bisogna essere contenti di questi ragazzi. Siamo stati contenti che è venuto il presidente, siamo stati contenti di avergli regalato una vittoria. Non abbiamo fatto niente, vogliamo continuare a migliorare e continuare a poter offrire queste prestazioni.